Salve, sono AlexIgnazio93 e dopo aver concluso il primo Assassin's Creed, grazie alla collaborazione con il Salotto degli Assassini, sono tornato per parlare stavolta di Assassin's Creed 2. Assassin's Creed 2 ha segnato una svolta nella saga di Assassin's Creed. Tuttora è considerato il migliore Assassin's Creed da tante persone, non da tutte, me compreso, ma comunque è innegabile che abbia preso gli elementi del primo capitolo e, per poi espanderli in una maniera incredibile che ha reso la saga, leggendaria. E una cosa che non tutti dicono è che Assassin's Creed 2 ebbe tanto di quel successo da influenzare anche la televisione. Infatti, per me non è una coincidenza che dopo il 2009 siano apparse così tante serie TV rinascimentali. Due serie TV sui Borgia, quella orribile serie TV chiamata Da Vinci's Demons, che io comunque ho guardato perché mi piacciono le cose trash, non è un caso. E prima di quel momento nessuno avrebbe mai pensato che il setting rinascimentale sarebbe stato buono, se non ottimo, per un gioco action. E invece Ubisoft fece il miracolo. Quindi adesso iniziamo con Assassin's Creed 2. E purtroppo devo dire che, al contrario del primo Assassin's Creed, la parte del presente, che è quella che preferisco, non è così equilibrata rispetto al primo. E non ci sono neanche mail da leggere. Pazienza, aspetteremo Assassin's Creed Brotherhood. Detto questo, iniziamo con un bel riassuntone da parte del buon Desmond. Mi chiamo Desmond Miles e sono un prigioniero di guerra. Una guerra di cui ignoravo l'esistenza, fra due fazioni che non immaginavo reali: i Templari e gli Assassini. L'Animus mi ha mostrato la verità. Quello che ho visto, quello che sono stato. 1000 anni di storia che mi scorrono nelle vene, riportati in vita da questa macchina. La usano, anzi mi usano, per trovare qualcosa. La chiamano la mela. È un manufatto, uno dei tanti cosiddetti frutti dell'Eden. I Templari li vogliono. È così che mantengono il potere. E se i Templari ne trovano un altro, beh, cambieranno parecchie cose. Vogliono renderci tutti schiavi. Quando mi portarono qui, all'inizio avevo paura di cosa sarebbe successo se avessi reagito. Ora ho paura di quel che accadrà se non lo faccio. Ma non posso riuscirci da solo. E forse non dovrò farlo. Ho conosciuto una ragazza, Lucy. E credo stia dalla mia parte. Ma adesso non c'è. Se l'è portata via quel bastardo, Warren Vidic, e i suoi padroni templari. Non so cosa le succederà o cosa aspetta. Mi chiamo Desmond Miles. E questa è la mia storia. Dobbiamo andare. Lucy, dove sei stata? Perché ti hanno... Ora. Sali. Cos'è quel sangue? Sei ferita? Senti, forse abbiamo 10 minuti. Forse, prima che scoprano cosa ho fatto. Se prima di allora non siamo fuori di qui. Cosa? Ce ne andiamo. Desmond, prometto che risponderò a tutte le tue domande. Dopo. Ma adesso ho bisogno che stia zitto e faccia quello che dico. Quindi, per favore, entra nell'Animus. Va bene.
Oh, amore mio, mi dispiace. Ero in banca quando mi hanno avvertito. Sono arrivato troppo tardi. Dallo a me. Giovanni. Shh, amore mio, va tutto bene. Tu sei un auditore. Sei un combattente. Perciò, combatti. Sentite qua! Che razza di polmoni! E che nome gli daremo, amore mio? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Andiamo. Mi serve un secondo. Non c'è tempo, Desmond. Dobbiamo andare. Stiamo davvero uscendo di qui, eh? L'abstergo ha degli arredatori con le contropalle, eh? Sta vicino. Ehi, non siete autorizzati a stare qui! Aprite la porta! Chiamo rinforzi. Abbiamo una violazione nell'ala di ricerca. Ripeto, c'è stata una violazione nell'ala Pareti di ricerca. Pareti di vetro. Fico. Eccoli lì! Non fateli scappare! Oh, cazzo! Ma guarda che posto! E le telecamere? Ci ho pensato io. Mostrano vecchie riprese. Come credi che abbia nascosto all'abstergo tutte le tue esplorazioni notturne? Sei in gamba. Così mi dicono. Ma ora ci sono addosso. Bisogna sbrigarsi. Attento. Dobbiamo raggiungere l'ascensore all'altro lato della sala. Stammi dietro, ma occhio a quelli della sicurezza. Evitiamo gli scontri, ok? Quello è un Animus. Aspetta. Fermo. Ma che... Ehi, ma quanti ce ne sono? Sta vicino. Si dice gli Animus o gli Animi? Tu che cosa dici, Lucy? Lucy? Che se ne faranno di questi? Desmond, chiudi il becco. Per favore. Cazzo, pensavo che questa scheda funzionasse. Deve essere su un altro sistema e non ho il codice. Aspetta. Merda. Avanti. Come hai fatto? Non lo so. Andiamo. È sempre qualcosa. Che cos'era quello nell'Animus? Il soggetto 16? Ezio? Audi qualcosa? Credo che ci siamo sbagliati. Ecco perché dobbiamo uscire di qui. Vedi che i Templari sono solo una parte del problema. Che vuoi dire? Te lo spiego una volta arrivati. Arrivati dove? È per la tua incolumità. Uffa. Ci siamo quasi.
Grazie davvero, fantastico. Essere ficcato in un bagagliaio e sballottato in giro. Di qua. Allora, adesso mi vuoi dire che succede? C'è un motivo per la tua fuga, Desmond. Ti pareva. Ci serve il tuo aiuto. Per cosa? Un'altra caccia al tesoro nel passato? L'Abstergo vuole sostituire la sua mela dell'Eden. La mappa che hai trovato ne è la prova. Gli altri assassini faranno il possibile, dovunque sia possibile, ma... Cosa? Che c'è? Stiamo perdendo la guerra, Desmond. I Templari sono troppo potenti. E ogni giorno subiamo perdite. Ancora non capisco che cosa c'entro io. Vogliamo addestrarti. Farti diventare uno di noi. Cosa? No, no, no. Tu mi hai visto in azione. Io non sono capace. E anche se lo fossi ci vorrebbero mesi, anni. No, non con l'Animus. Non con l'effetto osmosi. Ma io sono solo uno. A volte non serve altro. Ecco perché l'hai trovato. Il mio antenato. Come si chiamava? Ezio? Se riesci a seguire le sue tracce, imparerai tutto da lui. Proprio come ha fatto lui. Anni di addestramento assorbiti in pochi giorni. Mi hai tirato fuori dall'Abstergo e portato qui solo per farmi diventare un assassino. Senti, c'è ancora dell'altro, ma dovrei aspettare. Fidati, ok? Va bene, ci sto. Dimmi cosa ti serve. Davvero? Sei sicuro? Pensavo che ti avrei fatta felice. Scusa, sono solo un po' sorpresa. Mentre guidavo ho passato tutto il tempo a pensare a come convincerti. Guarda, dopo quello che mi hanno fatto passare quei bastardi, sono pronto, motivato e deciso. Grazie. Lucy, ce l'hai fatta! Dio, quanto tempo! 7 anni, roba da non credere! Davvero? Bentornata. Ah, questo deve essere il famigerato soggetto 17. Desmond Miles, giusto? Voi chi siete? Scusa, che maleducato. Sono Sean Hastings. E lei è Rebecca Crane. Molto piacere, Desmond. Bene, piacevolissima conversazione, ma se non vi spiace, sarà meglio mettersi subito al lavoro. In questi giorni, il tempo è prezioso. Abbiamo già preparato tutto, Lucy. Quando vuoi possiamo procedere. Tieni, ti ho portato qualcosa. Un regalino di commiato dall'Abstergo. Wow, il nucleo di memoria. Ma è fantastico. Con i loro dati le cose andranno molto più veloci. Mi butto sul codice d'inserimento. Ciao, senti, volevo solamente dirti grazie. E che mi dispiace. Per cosa? Beh, sai, per prima. Lì, all'Abstergo, è che, insomma, non ero pronto. Tranquillo. No, dopo quello che ho passato, sapere che i Templari esistono ancora, quello che progettano. Ciò che è fatto. Adesso sei qui, ed è quello che conta. Lucy, ho visto delle cose. Dei simboli nella mia stanza. Il codice sulla tastiera. Come Altair. È l'effetto osmosi. Non stai prendendo solo i ricordi dei tuoi antenati. Stai assorbendone anche le abilità. In questo caso l'occhio dell'aquila. Abilità? Ora sei più ricettivo. Perciò, se tutto va bene, qualunque cosa Ezio impari nell'Animus, la impari anche tu. Pensi davvero che funzionerà? Che diventerò un assassino? Ma tu sei già un assassino. Diventerai solo più bravo. Già, speriamo molto più bravo. Cioè, insomma, li ho visti, i filmati dell'Abstergo. Non ci hai neanche provato a scappare. Che stronzo. Scusa, Desmond, ho della roba da sistemare. Magari parliamo dopo, eh? Credo che Rebecca ti aspetti. A che serve sta roba? Questa roba, Desmond, questa roba non è niente di speciale, davvero. Questa roba è solo la roba che impedisce a tutta la nostra operazione di andare a puttane. Lavorarci richiede una grande concentrazione, quindi mi scuserai se non ho il tempo di giocare agli indovinelli. Sean ha il compito di mantenere i nostri archivi, tipo una biblioteca digitale. Starà accanto a me mentre sei nell'Animus, quindi se ti imbatti in qualcosa di importante, persone, luoghi, eventi, eccetera, creerà delle voci nel database che potrai consultare per avere informazioni. Sì, non è solo un database, però. Fornisco anche supporto tattico agli altri assassini. Sai, Desmond, quelli che stanno là fuori, a operare davvero sul campo, a rischiare la vita e robette del genere.
Ciao, Desmond. Smamma. Va a seccare qualcun altro, ok? Ho delle cose da fare. Che cos'è che non capisci nella frase ho da fare? È l'ho che non capisci? Il da, forse? O il fare? Ho da fare, hai capito? Ho da fare! Lucy, ma cosa gli prende a questo? Si è innamorato di me! Ciao, Desmond. Smamma. Ciao, Desmond. Come va? Mi stavo chiedendo qual è il tuo ruolo qui. Mi prendo cura di Baby. Faccio in modo che funzioni a dovere. Baby? Vuoi dire l'Animus? Preferisco chiamarlo Animus 2.0, visto che Baby è due volte più spettacolare di qualunque cosa ci sia all'Abstergo. I Templari avranno anche più soldi di noi, ma non hanno ambizione. Nessuna passione o competitività. Ecco perché, nonostante le loro risorse, qualunque cosa facciano io la faccio meglio. E più in fretta. Comunque, quando sei pronto siediti, che iniziamo. Devo fare ancora qualche piccola modifica. Scusa, ora non posso. Scusa, devo finire questo. Mi prendo qualche istante per parlarvi di Sean e Rebecca, che sono tra i miei personaggi preferiti, e soprattutto Sean rientrerebbe tranquillamente nella mia top 10 dei personaggi di tutta la saga di Assassin's Creed. Diciamo che entrambi non sono nati nella confraternita. Qui, in Assassin's Creed 2, li vediamo che ancora sono degli assassini, diciamo, di basso rango, cioè importanti, ma non tanto più importanti di altri. Poi in futuro vedremo che con tutte le varie cose che faranno diventeranno i bracci destri, gli aiutanti proprio di William Miles, padre di Desmond, che appunto diventerà capo di tutti gli assassini. Ma ancora è troppo presto per parlare di tutto ciò. Quindi possiamo dire, anche se sono cose che Rebecca dirà poi in futuro, che ad esempio lei, prima di diventare una ragazza tecnologica, faceva molto sport, era una snowboarder, paracadutista, poi si è rotta la gamba e magicamente, rompendosi la gamba, ha cominciato ad appassionarsi ai computer, quindi ok, può succedere. Mentre Sean Hastings, sin da ragazzino, voleva impicciarsi dei poteri forti, e questo attirò l'attenzione di Abstergo Industries e fu proprio Rebecca a salvarlo e condurlo dagli assassini. Su Sean posso dire che in Assassin's Creed 2 può sembrare, anzi si comporta in maniera molto antipatica, perché Sean in italiano non si può capire, però Sean è inglese, ha il suo doppiatore in lingua originale, ha un accento molto british, e anche il suo cinismo, il suo sarcasmo, alcune sue battute hanno uno humor molto inglese, e quindi ai più può apparire appunto antipatico, ma vi assicuro che già da Brotherhood in poi diventa un personaggio bellissimo. Spero di arrivare anche ad Assassin's Creed Syndicate, quando ammetterà una certa cosa riguardo Desmond, ma stiamo andando troppo avanti, quindi riprendiamo la trama. E questa come funziona? E ti pareva? Un bel respiro. Ah, è che sei un po' pante. Sean! Beh? Fatto. Il gioco ci sta per introdurre Ezio Auditore all'età di 17 anni. Non parlerò subito delle origini della famiglia Auditore, me la prenderò abbastanza comoda, però posso dirvi che, secondo me, questa introduzione del personaggio è perfetta, perché ci fa capire subito che tipo è Ezio, diciamo, in questo momento della sua vita. Soprattutto una cosa interessante è il fatto che anche lui, come Altair, ha il viso uguale a quello di Desmond. C'è dietro una storia interessante, però adesso si stanno per dare le botte, quindi ve ne parlo dopo.
Insieme per la vittoria! Insieme! 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 Silenzio, amici miei! Silenzio! Grazie! Sapete cosa ci porta qui stasera? L'onore! Vieri De Pazzi infanga il nome della mia famiglia e scarica su di noi le sue disgrazie. Se noi... Piantala con i tuoi deliri, grullo! Buonasera, Vieri. Si stava giusto parlando di te. Mi stupisce vederti qui. Pensavo che i pazzi assoldassero altri per fare il lavoro sporco. È la tua famiglia che chiama le guardie quando ci sono noi, e codardo! Che c'è? Hai paura di trattare gli affari di persona? La tua sorella sembrava contenta del trattamento che le ho riservato poco fa. Uccidetelo! Ehi, dietro di te. Federico, tu che ci fai qui? Volevo vedere se il mio fratellino aveva imparato a fare a botte. E che ti pare? Hai stile. Ma è la resistenza che conta. Vediamo quanti riesci a stenderne prima che abbiano la meglio su di te. Indietro! Indietro! Aspetta. Che c'è? Abbiamo quasi vinto. Il labbro. È solo un graffio. Aspetta al dottore dirlo. Non è necessario. E tra l'altro non ho soldi per questo tuo dottore. Sperperati tutti in donne e vino, eh? Sperperati non direi. Prestami qualche fiorino. O anche tu hai fatto lo stesso. Frugali. Avranno pure qualcosa in scarsella. Ritornando al discorso sul viso di Desmond, dovete sapere che nelle intenzioni originali di Patrick Désilets, il creatore di Assassin's Creed, c'era la volontà di parlare di una sorta di predestinazione. Questo riguarda più che altro la cicatrice che tutti e tre hanno in comune, oltre al volto. Infatti all'inizio abbiamo visto che Ezio non aveva la cicatrice e se l'è fatta a causa della sassata di Vieri, come se appunto la cicatrice fosse un simbolo del destino, cosa che Ubisoft anche come easter egg ha continuato a mettere in molti dei futuri protagonisti, come Bayek di Siwa e Aveline de Grand Prix, anche se non sono assolutamente imparentati con Desmond. E invece per quanto riguarda proprio il viso, c'è dietro un ragionamento che io ritengo molto ingenuo, ovvero che siccome sono tutti imparentati, allora ci sta che hanno il viso uguale. E questa cosa veramente mi manda ai pazzi, perché non ha senso che un tuo antenato sia così identico a te. Potevo capire il padre, un fratello, ma addirittura un antenato con tipo 800 anni di differenza è assurdo. Infatti, nei giochi successivi, a partire da Revelations, hanno avuto un'idea più intelligente. Ovvero che il motivo per cui Ezio e Altair sono uguali a Desmond era una funzione dell'Animus per facilitare la sincronizzazione. Infatti in Revelations la sincronizzazione con l'antenato è disattivata e quella è la prima volta in un gioco di Assassin's Creed in cui si può vedere il vero volto di un antenato. Infatti se ci fate caso, il volto di Revelations di Ezio Auditore non c'entra niente con quello di Desmond, non perché è invecchiato, ma perché proprio ha i connotati diversi. E questa poi diventerà una scusa per fare anche futuri protagonisti con visi diversi, soprattutto in Black Flag, Rogue, Unity e Syndicate, dove non c'è un protagonista del presente con un volto ben definito, quindi non avrebbero potuto fare nulla in quel caso. Mi sono reso conto che alcune cose dette in precedenza possono risultare fuorvianti, quindi devo precisare che Altair ed Ezio non sono imparentati fra di loro. Altair è un antenato di stirpe materna di Desmond, mentre Ezio di stirpe paterna. Quindi non sono assolutamente parenti. Va bene, dovrebbe bastare. Togliamoci di torno prima che arrivino le guardie.
Sbrigati, Ezio. Prima finiamo col dottore, prima si va a dormire. Venite, amici! Ben trovato, dottore. I fratelli Auditore. Come mai la cosa non mi sorprende? Ma guardate un po' come vi siete ridotto. No, non è nulla. Dovete aiutarlo. Quel bel visino è tutto ciò che ha. Fottiti. Ecco fatto. E ora fuori di qui. Grazie. Di qua. Che nottata. Davvero. Vorrei che fossero tutte così divertenti. Oh, aspetta. Ma lo sono. Meglio tornare a casa, Ezio. Nostro padre si chiederà che fine abbiamo fatto. Già. Vorrei evitarmi la ramanzina. Ti va una piccola gara? Eh? Fin dove? Il tetto di quella chiesa. Se mai vi fosse venuto il dubbio, sì, Federico era già a conoscenza degli assassini e stava addestrando Ezio sia a combattere che ad arrampicarsi. Al mio tre. Uno, due, tre! Il mio fratellino ha ancora molto da imparare. Mi sento quasi in colpa! Non c'è nulla di male a perdere, fratello! Forza allora, di qua. Ma dove vai? Vedrai. Bella vita la nostra, fratello? La migliore. Possa non cambiare mai. E possa non cambiare noi. Va bene. Adesso basta. Dobbiamo tornare a casa. Andiamo. Aspetta. Che c'è? Ezio, lascia dormire Cristina. Avrà tutto il tempo per farlo. Dopo. Nah. Diavolo, è Vieri. Meglio nascondersi. Cercate bene. Non può essere molto lontano. Qualsiasi ore che io voglio. Quando ritorno... Cristina! Cristina! Chi è là? Io! Oh, Ezio! Dovevo immaginarlo. Posso entrare? Va bene, ma solo per un minuto. Un minuto mi basta. Davvero? Non intendevo in quel senso. Ma che è sta cafolata? Vieni qui. Oh, Ezio. Oh, Ezio.
Cristina? Cristina! Sveglia! Arriva il tuo precettore! Forza, figlia mia! Ma che cosa sarà mai sveglia... Porco demonio! Ma che succede qui? Perdonate, messere! Chiedo venia! Io ti ammazzo! Su via! Non è necessario! Guardie! Guardie! Portatemi la sua testa! Prendetelo! Ora! Non c'è bisogno di ricorrere alla violenza! Là, prendetelo! Dovete avermi scambiato per qualcun altro! Mi ha chiesto lei di aiutarla con una cosa. Sono quasi innocente. Per quanto riguarda Cristina, piccola Angela, in questo gioco non la vedremo più. Magicamente sparirà. Per sapere di più di lei dovremmo aspettare Assassin's Creed Brotherhood con i ricordi extra che riguardano appunto la travagliata storia tra Ezio e questa ragazza. In realtà c'è da dire che quei ricordi di Brotherhood sono tratti dal primo romanzo di Assassin's Creed mai pubblicato, ovvero Assassin's Creed Rinascimento, che però io considero il peggiore tra tutti i libri. E l'approfondimento della storia tra Ezio e Cristina è l'unica cosa positiva che riesco a trovare di quel libro. Buongiorno, padre. Vieni con me. Qualcosa non va? Credi che io sia cieco e sordo, figlio? So tutto della tua scaramuccia con Vieri dei pazzi di questa notte, eppure della visita a Cristina. La tua condotta è inaccettabile. Mi ricorda me, quando avevo la tua età. Spero che queste distrazioni non interferiscano col tuo lavoro di oggi. No, padre. Avete la mia parola. Ho preparato qui dei documenti per il signor Lorenzo de' Medici. Ho bisogno che glieli consegni. Vado subito, padre. Una volta fatto, torna da me. Lattuga, piselli, fagioli! Sardine, 10 a 2 soldi! Ah, Ezio, ben trovato. Come state? Come sempre. Ho una lettera per messer Lorenzo. Gliela farò avere quando sarà di ritorno. Di ritorno? Sono andati alla villa di Careggi, ahimè. Non faranno ritorno prima di un giorno, almeno. Riferirò a mio padre. Udite, udite! Bravo, datti da fare. Bischero! Ti preoccupi per nulla, Giovanni. Francesco de' Pazzi è in prigione. Non c'è più pericolo. Ah, salute, figliolo. Ricordi il mio amico Uberto? Buongiorno, gonfaloniere Alberti. Buongiorno a te, giovanotto. Hai consegnato il messaggio? Sì, padre, ma pare che Lorenzo sia fuori città. Questo non l'avevo previsto. Che cosa importa? Dovrai solo aspettare un paio di giorni. Ascolta, tua madre e tua sorella ti stavano cercando. Avrò ancora bisogno di te più tardi, ma per adesso vedi se puoi aiutare loro. Siete sicuro? Sì, ora, se vuoi scusarci. È stato un piacere, Ezio. Dio va testimone! Ehi, Ezio! Che cosa ci fai qui fuori, Petruccio? Dovresti stare a letto. Voglio quelle piume. Per fare che? È un segreto. Se te le vado a prendere, tornerai dentro casa? Sì, te lo prometto. Tieni, come promesso. Grazie, fratello!
Ancora non mi hai detto a che ti servono. Vedrai, vedrai. Verdura fresca di giornata! Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Ti stai riprendendo dalla notte scorsa? Non so davvero a cosa vi riferiate. Certo che no. Comunque, ho una commissione da fare. Vorrei che mi accompagnassi. Con piacere. Vieni, non dista molto da qui. So tutto della tua zuffa con Vieri. Quale zuffa? Oh, ti prego, smettiamola con i giochini. Ci ha insultato. Non potevo permettergli di continuare. Sono sicura che stia passando un brutto momento per le accuse contro suo padre. Francesco De Pazzi è un essere spregevole, ma neppure io l'ho mai creduto capace di un omicidio. Che cosa gli accadrà? Immagino che ci sarà un processo. E mio padre testimonierà? Per forza. È lui che ha in mano le prove. Vorrei che ci fosse un altro modo, però. Non c'è nulla da temere. Tutti vogliono che sia fatta giustizia. È una circostanza incresciosa, ma passerà. Salutatemi, Messer Nino. Eccoci qua. Salute, Leonardo. Madonna Maria! Questo è mio figlio, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Vado a prendere i dipinti. Torno subito. Ha un grande talento. Immagino. Esprimere se stessi è essenziale per godersi la vita. Dovresti trovarti qualche sfogo. Sono pieno di sfoghi. Oltre alla topa, intendo. Madre! Torniamo a casa vostra? Sì, sì. Ezio, ti spiace aiutare Leonardo? Allora, Ezio, di che ti occupi? Sta lavorando per suo padre. Ah, diventerai un banchiere. Per ora. E tu? Pittura, vero? A dir la verità è un po' difficile collocarmi. La pittura mi piace, ma a volte mi pare che al mio lavoro manchi... Non lo so, uno scopo. Capisci cosa intendo? Vorrei occuparmi di cose più concrete, più reali, come l'architettura, magari. O l'anatomia. Non mi accontento di riprodurre il mondo. Voglio cambiarlo. Oh, Leonardo, non ho alcun dubbio che farete grandi cose. Vi ringrazio, Madonna. Siete molto cara. Grazie dell'aiuto, figliuolo. Non ti distolgo ulteriormente dai tuoi doveri. È stato un piacere conoscerti, Ezio. Spero di rivederti presto. Anch'io. Frutta e verdura! Tutto freschissimo! Per questo episodio è tutto e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!